Va bene, buongiorno a tutti, possiamo cominciare, grazie per essere presenti. Do solo due brevissime informazioni su come si svolgerà questa conferenza stampa che facciamo online, però insomma è un modo di rivederci comunque. Intanto trovate in basso a sinistra l'allegato, la cartella stampa con appunto tutte le informazioni sul bilancio di fine mandato. E anche un link che magari poi rimetto in chat se non si riesce a cliccare da lì con un collegamento a Drive con le immagini, diciamo, degli argomenti che tratteremo questa sera. Grazie Marco, grazie a tutti voi. Diciamo che intanto questa conferenza stampa di fine mandato per me di non di 5 ma di 10 anni come sindaco è stato diciamo, un lavoro intenso e la prosecuzione di altri 10 anni come assessore nel ruolo di assessore al bilancio, assessore della cultura, che è l'unica materia che ho tenuto anche in questi 10 anni. Quindi, per 20 anni mi sono occupato di questo ed è uno degli aspetti che dico a parte, perché comunque nelle manifestazioni in generale e nelle attività culturali, se uno può andare a trovare sul sito, su quant'altro, molte cose sono state fatte, e quindi ritengo che vi sia stato un lavoro, che ha dato dei risultati tangibili, almeno da quelle che sono state poi le cose veramente fatte per la popolazione e anche per motivi di comunicazione o anche di ribadire dei concetti. Proprio di questi giorni ci sono questi fatti legati all'ennesima operazione contro l'Anac e quindi anche nell'aspetto culturale ci sono stati dei momenti importanti. Ma veniamo al mandato che sta terminando in questi mesi. Io di questo mandato vorrei sottolineare un aspetto. Se nel primo mandato come sindaco, logicamente, sei occupato gran parte del tempo nella gestione del tuo comune, il ruolo del comune di Volpiano nel secondo mandato sicuramente si è aperto sia agli enti che alle società, comunque al ruolo sovraterritoriale. Porto tre esempi. Oltre a tanti che non svilupperò. Il primo è la città metropolitana. Io sono diventato sindaco con la città metropolitana, sono stato nella mia area omogenea, che corrisponde più o meno al territorio dell'Unione Net, più il comune di Mappano, il portavoce per molti anni, cosa che approssimandomi la fine del mio mandato di comune accordo adesso viene fatto dal sindaco di Reni Pittalis. E peraltro rimango vice portavoce di quest'area. È stata un'esperienza importante che logicamente ti impegna, ma ha potuto per il territorio intero e per il comune di Volpiano avere dei risvolti di effetti che nel breve avranno una ricaduta, alcuni sono già avvenuti. Penso a tutta l'attività della sicurezza sull'SP500 che nei prossimi mesi porterà una rotonda, diciamo, di fronte alla Sparco e anche a tutta una serie di processi che sono avvenuti per le governance delle società che gestiscono il territorio insieme agli altri sindaci portavoce della città metropolitana. Un altro aspetto è quello, per esempio, del lato 3. Tutti pensano sempre a SMAT, ma in realtà l'ente regolatore del ciclo integrato delle acque è lato. E io sono rappresentante di quest'area del Lato da parecchi anni, da quasi all'inizio del mio mandato. Noi pensiamo alla SMAT per l'acquedotto, le fognature, però Lato è l'organismo che decide gli interventi programmati sui territori per insomma, gli allungamenti dei rami di acquedotto, piuttosto che delle fognature, ma anche non so, la sostituzione degli acquedotti che sono ancora fatti con l'amianto, dei tubi, con i vecchi tubi Netrit. Quindi il ruolo che si è avuto in queste associazioni, in questo caso è un'autorità, ha avuto delle ricadute, penso su Volpiano, ci sono stati vari milioni di euro spesi, i lavori più importanti, l'intera via circonvallazione e Corso Regina sono stati sostituiti, quindi queste reti, e non è una cosa, da poco. Infine faccio l'esempio dell'Unione Net, io sono presidente dell'Unione Net, ma sono sempre stato assessore tutto il mio mandato, tutti pensano Unione Net per i servizi sociali. Ma vuol dire anche bandi vinti, proprio perché come Unione Net superiamo i 100.000 abitanti, possiamo partecipare a certi bandi, penso quello per la mobilità sostenibile,
che non sono a Volpiano, ma per esempio la ciclabile aperta tra Caselle e Borgaro, quindi un ruolo che va sicuramente sovra il comune, che si interessa di parecchi comuni e che mi vede come presidente comunque pensare in modo più ampio anche ad altri territori. Ce ne sono tantissime, ci sono l'Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, ci sono state delle cose a livello di sport che ha portato più volte il Giro d'Italia sul territorio, piuttosto che alla presenza di campionati italiani sempre di ciclismo. Quindi la seconda parte a questo esperimento, cioè anziché dedicarsi completamente, esclusivamente al proprio comune, iniziare, e penso che sia la futuro per tutti i comuni, prima parlavo dell'esempio dell'Agenzia di Sviluppo del Canavese, il futuro e il risultato dipende appunto da imparare a lavorare in maniera sovracomunale. Poi c'è un aspetto che sottolineo, è quello che in questa tornata la Giunta ha avuto degli ingressi di nuovi amministratori, anche fortuna loro, di giovane età, e questo è comunque una garanzia di avere delle persone che hanno conosciuto come funziona la macchina amministrativa e garantiscono la continuità dell'ente, perché sennò rischia di diventare una cosa solo per gli addetti ai lavori. Invece è giusto portare persone giovani, nuove, dentro le amministrazioni, perché possono conoscere e avere la conoscenza della macchina amministrativa, che molto spesso è la prima fonte di scoglio di chi, lo scoglio su cui si vanno a battere le navi di chi ha la buona volontà ma non riesce a comprendere il meccanismo della pubblica amministrazione. Poi un terzo punto fondamentale è quello che io penso di aver dato sempre a tutta la Giunta e alla maggioranza. È una cosa banale, come è scritto anche nella relazione di fine mandato, però si presenta un programma elettorale, quello viene votato al primo consiglio e poi bisogna lavorare per cercare di portare a compimento il programma elettorale. Per me la realizzazione dei programmi è sempre stato il punto più importante. In questo mandato, con tutte le difficoltà che ci sono, siamo riusciti a fare quello che c'era e anche delle cose che non erano previste. Altre magari non sono state fatte o perché sono cambiate le norme o perché non erano più ritenute necessarie. Infine vi sono quelli che potrebbero essere, e penso che i miei assessori poi andranno in approfondimento, per me i punti salienti di questi 5 anni. Sicuramente l'avanzamento della riqualificazione del centro storico, una piazza, altri tratti di strade. La riqualificazione del centro storico di Volpiano parte dal primo momento in cui sono stato amministratore, all'inizio, proprio nel 2001, in cui si è analizzato il centro storico, c'erano ancora tutti i marciapiedi rialzati, quindi barriere architettoniche, pian piano si sta rifacendo, tutte le strade che vanno in marciapiedi sono state messe con l'abbattimento delle barriere architettoniche, sono stati messi materiali di pregio, sono state rifatte delle piazze e ci sono progetti che ancora recentemente sono stati realizzati, come un tratto, il secondo lotto di Via Garibaldi, ce ne sono altri in via di esecuzione, quindi posso dire che se uno vede la foto di 15 anni fa e quella di oggi, il centro storico è completamente cambiato. La seconda punto è il relamping, cioè aver cambiato tutte le luci, l'illuminazione pubblica di Volpiano, portandole tutte ad uno stesso sistema di luci LED, sono circa 3.000, e altri ecoefficientamenti avvenuti negli edifici pubblici. E un particolare apprezzamento per l'iniziativa dei privati, come l'impianto fotovoltaico di Eni, che ha prodotto uno dei risultati importanti, cioè la riduzione della produzione di CO2. Una di queste cose sovracomunali, io nel 2018 sono andato a Bruxelles a confermare il patto, il Convergent on Measures, che mette insieme tutte le molte amministrazioni di 10.000 comuni in Europa per raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2, diciamo che il nostro territorio, tra attività fatte dalla parte pubblica e attività fatta dalla parte privata, già nel 2021 può dire di aver raggiunto quei livelli di riduzione che avevano come limite il 2030. Il terzo punto è il mantenimento dei servizi, nonostante crisi, nonostante riduzione, nonostante problematiche nella sostituzione del personale, prima con una riduzione del turnover, oggi con un turnover che però non permette il passaggio delle competenze, perché una persona va in pensione, va in ritiro e il sostituto arriva qualche mese dopo. Questo crea grossi problemi alla pubblica amministrazione e sinceramente è una cosa che colpisce tutti i comuni, ma in questo contesto continuare a dare servizi mi sembra una cosa notevole. Infine, il pensiero va agli ultimi anno e mezzo, la gestione dell'emergenza grazie a
a una struttura che comunque nella difficoltà ha lavorato e continua a lavorare e come in tutti i comuni le emergenze sono state studiate nei testi per essere di qualche giorno, qualche settimana, mai c'è stata un'emergenza che è durato più di un anno addirittura. Quindi la struttura è stata messa sotto forte stress, ma comunque ha retto e ha prodotto molti risultati ed è stata di aiuto alla popolazione, che è poi il risultato che deve ottenere questo tipo di organizzazione. Io ho cercato di essere, insomma, nei punti che mi ero promesso di illustrare e passo la parola a Marco che ci dirà il prossimo intervento. Lo fa. Grazie Sindaco, do la parola al Vice Sindaco Andrea Cisotto. Buonasera a tutti quanti, ringrazio il Sindaco per questi 5 anni, lo ringrazio anche per la fiducia che ha riposto in me, concedendomi anche le deleghe sui lavori pubblici, l'ambiente e il patrimonio. Come diceva prima il sindaco, questa amministrazione, secondo una precisa programmazione di mandato, si è concentrata fondamentalmente su 4 punti per quel che riguarda lavori pubblici, ma anche con gli altri assessori. È stata l'edilizia scolastica, alcuni esempi possono essere la sostituzione dei serramenti della scuola media, la sostituzione dei serramenti della scuola elementare della Gigi, del plesso della Gigi Ghirotti. Il rifacimento del tetto che è stato fatto durante il lockdown di marzo, del tetto della scuola di a Trieste, la Guglielmo da Volpiano. Non va dimenticato anche lo sforzo che si è fatto con l'istituto comprensivo per la riapertura in sicurezza delle scuole. Il comune ha stanziato con avanzo una cifra per poter mettere in sicurezza le scuole per quel che riguarda la sanificazione. Si è intervenuto applicando in tutti quanti i plessi scolastici delle lampade UV per la sterilizzazione delle aule nel periodo notturno. Per quel che riguarda le palestre, si è andato addirittura a intervenire con delle nanoparticelle sulle pareti, che sono in pratica una sostanza che si attiva grazie ai fotoni, sia artificiali che prodotti direttamente dalla luce del sole, e sanificano in pratica tutte le palestre. Secondo tema importante è l'impiantistica sportiva. L'impiantistica sportiva è un altro tassello importantissimo per questa amministrazione, perché permette una crescita sana per i nostri ragazzi. Si è intervenuto sia sulle strutture del plessi delle strutture sportive di via San Grato, dove è stato fatto in pratica tutta la sostituzione del manto in erba con il sintetico. Si è poi provveduto a fare altri lavori vicino al palazzetto, dove si è creata una palestra ex novo. Si sono ristrutturate, che è quella tensostruttura coperta. In più si sono ristrutturate tutte quante le altre 2 palestre che sono vicine ai plessi scolastici della Guglielmo da Volpiano e della Gigi Ghirotti. Soprattutto quella della Gigi Ghirotti è stato rifatto il tetto, sono stati rifatti i serramenti, l'illuminazione a LED, la pavimentazione e gli spogliatoi completamente nuovi. Per non parlare del palazzetto, che si è rifatta completamente la pavimentazione e può permettere di giocare anche partite di serie B1 di pallavolo. Altro tema importante è la messa in sicurezza del territorio. La messa in sicurezza del territorio, da un lato, oltre che andare sulla sistemazione idrogeologica, è molto importante anche per la messa in sicurezza di case e persone. Non va sottovalutato il contributo che il Comune ha ottenuto di 680.000 euro per degli interventi di sistemazioni spondali sul Rio San Giovanni, che saranno a breve appaltati. In più un secondo contributo, e qui va dato atto comunque al buon operare degli uffici comunali, sempre sul Rio San Giovanni, sul lotto invece, sempre nel centro storico. Altro tema importante è la messa in sicurezza dei pedoni per una mobilità sostenibile.
La penalizzazione del paese con i marciapiedi è stata la volontà di dare a tutti la possibilità di una mobilità alternativa a quella dell'auto e in totale sicurezza e senza più barriere architettoniche. Non voglio tralasciare il tema ambientale. Sul tema ambientale sono state fatte numerosi interventi. Uno fu su tutti, il recupero delle ex discariche inerti, che a tuttora diventerà, perché a breve sarà aperta a tutti quanti e diventerà un parco collegato al parco, che è antistante il cimitero. Perciò avremo un parco di dimensioni superiori ai 30.000 metri quadri. Non voglio dimenticare anche come tema ambientale l'educazione che si è fatta nelle scuole a sfondo ecologico, il Mister Pack, un sistema virtuoso diciamo, di conferimento materie prime da poter mandare al riciclo in compenso con uno scalo sulla bolletta sulla parte variabile della tassa rifiuti. Non mi dilungherei più di tanto, questi sono i temi fondamentali che abbiamo portato avanti con caparbietà e volontà di poter arrivare agli obiettivi. Ora lascio la parola a Marco Scarzello e ai miei colleghi di giunta, che ringrazio tutti quanti per questi 5 anni e il lavoro fatto assieme. Grazie. E adesso la parola all'assessora Irene Berardo. Buonasera a tutti. Mi ricollego al discorso appena fatto del vice sindaco perché mi è venuto in mente quando ho iniziato questa avventura di 5 anni fa, in cui giravo per il paese con la carrozzina e il mio primo figlio. Sentite il secondo, portate pazienza, sosteniamo le donne in politica e le mamme. E quindi niente, mi è venuto in mente quando giravo per il paese, ormai 4 anni fa e mancavano alcuni tratti di marciapiede. Invece, ultimamente, girando invece Volpiano con il mio secondo figlio, diciamo che è molto più facile evitare di stare in mezzo alla strada e poter camminare tranquillamente sui marciapiedi. Quindi, in effetti, sono un testimone diretto del fatto che sia molto più facile, diciamo, abbiamo favorito la pedonalizzazione delle vie del centro, ecco, sicuramente. Invece, per quanto riguarda la mia parte, vi chiedo scusa se sto in piedi, ma è più facile per il barometro che hanno inserito dentro a Federico. Volevo ricordare principalmente 3 punti, 3 iniziative di questi 5 anni che partono sicuramente dal programma elettorale presentato nel 2016. È bene ricordare che il Comune di Volpiano, per quanto riguarda i servizi rivolti alla persona, opera insieme all'Unione dei Comuni NET. E vi è stato soprattutto per quanto riguarda l'area degli anziani, vi è stato un mantenimento e un incremento dei livelli di servizio e di prestazione sociale e sociosanitaria a favore della persona anziana e soprattutto non autosufficiente. In particolare per quanto riguarda gli interventi di assistenza domiciliare, l'affidamento diurno e residenziale e l'assistenza residenziale sempre in collaborazione con l'ASL 4. Un fiore all'occhiello del comune di Volpiano che mi sento assolutamente di ricordare è il progetto Anziani non più soli. Inoltre, il comune in questi anni ha stipulato con la Caritas parrocchiale un protocollo di intesa per la collaborazione in vari ambiti di interesse sociale, per esempio per quanto riguarda la somministrazione dei pasti al domicilio per le persone anziane o meno abbienti. In secondo luogo, andrei a ricordare le iniziative rivolte alle persone disabili. I servizi che c'erano sono sicuramente stati mantenuti, ma è stata rafforzata la collaborazione con il GAD, con le residenze presenti sul nostro territorio e anche col centro diurno Il Jolly. Due iniziative tra tutte mi sento di ricordare principalmente che sono appunto il dono dei batik
fatti appunto dai ragazzi del centro diurno al comune, e la realizzazione delle due panchine nella piazza di fronte al comune, realizzate appunto per sensibilizzare i temi della diversità. Terzo e ultimo punto riguarda gli adulti in difficoltà e le famiglie. Oltre al mantenimento anche qua dei servizi che già erano volti a sostenere la locazione, quindi contratti assistiti, contributi per emergenza abitativa, eccetera, in questi anni vi è stata una promozione di iniziative che permettono la partecipazione attiva e condivisa degli adulti, soprattutto quando sono preposti alla cura dei minori. A tal proposito, nel corso di questi 5 anni il Comune ha mantenuto e implementato lo spazio d'ascolto presente sul nostro territorio da quasi 20 anni e ha realizzato un gruppo di ascolto per genitori separati e infine ha aperto la casa rifugio per donne vittime di violenza in una casa confiscata alla mafia, grazie alla collaborazione con il centro antiviolenza appunto a capo. Questo è, credo sia una delle iniziative che più sta a cuore a me, ma a tutti noi della Giunta e di questa amministrazione comunale. Grazie. Grazie. E do la parola all'assessore Sciretti. Grazie mille, buonasera. Intanto colgo l'occasione per ringraziare il sindaco e tutta la giunta per questa bellissima avventura, e in più vorrei complimentarmi con la collega Berardo per diciamo questa preziosa, precisa e puntuale come dire spiegazione di questi anni in un momento così complicato. Quindi sei stata grandissima, Irene. Ma sostanzialmente per quanto riguarda invece quello che abbiamo affermato già nello scorso programma elettorale col quale ci siamo presentati alle scorse amministrative, uno degli elementi su cui abbiamo puntato e investito è stata certamente la digitalizzazione. In questi anni molti dei percorsi che si facevano su carta sono stati sostituiti da processi digitali, come ad esempio la parte relativa al commercio, sia di sede fissa che ambulante. Questa amministrazione ha investito con forza su percorsi che potessero agevolare non solo gli utenti, ma anche il lavoro interno. Ultimo esempio è appunto il passaggio del SUAP all'Unione Net. Altro elemento fondamentale su cui ci siamo concentrati è stata la collaborazione con le associazioni di categoria, creando alcune importanti iniziative, soprattutto per le fasce più deboli e il commercio locale, come ad esempio il progetto Buoni Spesa di Natale. Questo proprio per investire e lavorare concretamente su quello che potesse essere utile al commercio locale. Un altro percorso digitale certamente importante per il nostro territorio è stata la digitalizzazione dei piani di emergenza esterna di Protezione Civile, proprio al fine di garantire la sicurezza del nostro territorio e dei suoi abitanti. Quando parliamo ovviamente di Protezione Civile, certamente ci viene in mente lo sforzo e l'impegno messo in questi mesi di emergenza sanitaria, ma è doveroso ricordare che oltre a questo importante e grande lavoro da parte di tutti i componenti della Protezione Civile locale, c'è sempre attenzione anche e soprattutto su quelle che sono le attività ordinarie, come ad esempio il già citato idrogeologico. Infatti in questi anni l'investimento per questo settore è stato molto importante, con acquisti mirati come ad esempio un nuovo mezzo pick up 4x4, delle pompe di immersione e altro materiale di contenimento utilizzabile proprio per tutelare l'incolumità dei nostri concittadini. Investimenti che si sono poi dimostrati fondamentali per una corretta gestione e amministrazione del territorio. Questo ovviamente bisogna assolutamente sottolinearlo, grazie anche al grande lavoro di formazione fatto al nostro personale e dal nostro personale, impegnato anche nelle numerose e importanti manifestazioni cittadine. In questo ambito bisogna sicuramente ricordare l'importanza delle manifestazioni per far crescere e conoscere il nostro territorio. E per citarne alcune, ovviamente il Debello Canepiciano, che non ha certamente bisogno di presentazioni, e la festa patronale. Queste manifestazioni sono due rappresentazioni di come, sempre in continuità amministrativa anche con le precedenti amministrazioni, abbiamo voluto puntare sulle attività che rendono vivo e conosciuto il nostro territorio,
dando sicuramente un forte apporto logistico, ma specialmente investendo direttamente come comune, quintuplicando in alcuni casi gli investimenti e fornendo tutti gli strumenti necessari anche a seguito delle varie modifiche normative che si sono presentate in questi anni. Oltre a ciò, crediamo in un grande valore sociale e morale nelle manifestazioni, in particolar modo nella festa patronale, dove abbiamo con forza voluto essere coorganizzatori insieme ai coscritti, mettendo a disposizione strumenti che permettessero ai giovani volpianesi di poter esprimere al massimo i propri gusti e la voglia di divertirsi, condividendola insieme a loro. Tante manifestazioni poi sono state anche caratterizzate da un elemento unico, cioè la collaborazione tra le varie associazioni per la prima volta. Associazioni per la prima volta insieme, attraverso dei momenti di incontro creati da questa amministrazione. E questo avviene proprio perché abbiamo sempre voluto fortemente valorizzare le persone che vivono il nostro territorio, il nostro comune, e che a loro volta lo rendono sempre più vivo e speciale. E io avrei concluso il mio intervento. Grazie mille. Grazie, do la parola all'assessora Gigliotti. Buonasera, per chi non mi conoscesse sono Elisa Gigliotti e in questi anni ho cercato di dare il mio contributo alla comunità e al lavoro del sindaco, seguendo ciò che riguardava più strettamente il campo dell'istruzione e delle politiche giovanili. Si sente spesso dire che i giovani sono il nostro futuro, e quindi lavorare con il mondo della scuola e dei ragazzi è un po' lavorare su questo futuro. O almeno è quello che questa amministrazione ha provato a fare in questi anni, cercando di investire energie, mezzi e risorse. In questo breve spazio mi limiterò a ricordare solo alcuni tra eventi, lavori e progetti che abbiamo portato avanti. Sul fronte delle politiche giovanili mi viene in mente la parola innovazione e penso come già da inizio mandato questa amministrazione sia riuscita a implementare e arrivare a fornire una LIM a tutte le classi delle scuole primarie e secondarie dell'istituto e stia terminando i lavori per implementare la rete internet. E tutto ciò senza nemmeno immaginare che oggi saremmo arrivati a insegnare attraverso DAD, DID, eccetera, eccetera. E sempre per restare in tema, quest'ultimo anno ci ha portato a investire parecchie energie, sforzi e fondi per poter riaprire in sicurezza le scuole, come accennava prima l'assessore Cisotto. E senza lasciare a casa nessuno e garantendo, a differenza di parecchie realtà anche qui vicino, anche tutti i servizi collegati ad esse. Il lavoro per garantire tutto questo è stato notevole, ma è stato per noi anche motivo di grande orgoglio. Sono stati ripensati gli ambienti scolastici con piccoli accorgimenti anche di edilizia, ma soprattutto di prospettiva. Ad esempio, non abbiamo ancora potuto inaugurare ufficialmente i corridoi delle medie che si sono trasformati in veri e propri ambienti di apprendimento. Con la riapertura delle scuole sono stati ripensati e riorganizzati anche tutti i servizi che sono ad essa collegata, dallo scuolabus al prescuola, il doposcuola, la mensa e anche i servizi per i più piccini con l'apertura in sicurezza del nostro nido comunale, il giardino dei piccoli. E ciò è stato possibile anche grazie all'aiuto delle realtà del territorio. Perché sì, con la parola scuola si aprono un mondo di collegamenti e questa amministrazione ha privilegiato le sinergie e la promozione della rete tra scuola e territorio, con uno scambio reciproco di valorizzazione che si è tradotto ad esempio con l'istituzione di un concorso per individuare le specie di piante diverse che abbiamo nei giardini delle case di Volpiano, oppure alla collaborazione con Seta per la raccolta differenziata e mi viene in mente l'ultimo evento prima del grande lockdown dell'anno scorso dove abbiamo radunato in piazza tutti gli alunni delle primarie e delle secondarie e abbiamo distribuito loro una borraccia in cambio di una simbolica bottiglietta di plastica per cercare di arrivare a una scuola plastic free. E poi potremmo andare avanti elencando i contributi che abbiamo continuato a erogare ogni anno
per permettere a ogni scuola di ordine e grado dell'Istituto Comprensivo di Volpiano di investire in laboratori su temi più specifici come bullismo, cyberbullismo, mafia, aiuto per gli alunni in difficoltà, BES, DSA, con progetti appunto specifici e mirati per il sostegno. E qui ci sarebbe un altro capitolo importante da aprire, perché questa amministrazione ha sempre considerato prioritari questi temi e si è impegnata molto su questo fronte, investendo anche diverse risorse. Tornando ai progetti, spesso erano realizzati, come accennato prima, dalle realtà locali del territorio oppure affidati a esperti professionisti. Per concludere, pensare invece a cosa c'è dopo la scuola, perché a Volpiano abbiamo appunto solo le scuole medie, poi i ragazzi sono costretti, scusate il gatto, a spostarsi nei comuni vicini per proseguire il percorso di studi. Citerei uno tra tutti, il Clubhouse. Questo perché ancora una volta racchiude in sé un po' i concetti che già sono stati espressi, e la voglia di creare realtà positive sul territorio e cercare di fare rete con le diverse realtà. Un progetto iniziato con l'ASL per la lotta alle dipendenze, ma che ora è totalmente portato avanti dal Comune di Volpiano, che non ha voluto disperdere l'importante lavoro svolto, accollandosi direttamente e esclusivamente il progetto, che altrimenti sarebbe finito. E grazie a Clubhouse si portano avanti temi legati alle dipendenze, appunto droga, alcol, ludopatia, che come sapete è stato un tema caldo proprio in questi giorni. È un luogo di ritrovo per i giovani, un posto sicuro e ospitale. E legato a Clubhouse è nata anche la Rock Cover Parade, un concorso tra band rock che unisce i giovani e i meno giovani in scatenate e divertenti serate a ritmo di rock and roll. E potrei poi proseguire, ma direi che mi fermo qui. Però mi permetto ancora di rubare un secondo per dire un grazie alla squadra di colleghi di giunta e di maggioranza con cui ho lavorato in questi anni e soprattutto agli uffici preziosi e indispensabili. Grazie. Grazie. Prego l'assessore Panichelli. Grazie, buonasera a tutti. Voglio da subito ringraziare, come hanno fatto i miei colleghi, sicuramente il sindaco Emanuele De Zuanne, di avermi concesso insomma la possibilità di ricoprire il ruolo di assessore in giunta con deleghe quali quelle del bilancio, finanze, tributi e nell'ultimo mandato anche quello relativo al personale. E colgo anche l'occasione per ringraziare invece tutte le persone che mi hanno permesso di ricoprire il ruolo di consigliere. Giusto per completare i ringraziamenti, voglio ringraziare anche da subito anch'io tutto il personale del Comune, quindi tutti gli uffici, per la grande disponibilità e la professionalità che hanno dimostrato. E in ultimo ringraziare tutti i colleghi del Consiglio Comunale. Venendo alle questioni più relative al mandato, ritengo opportuno dire da subito che abbiamo ereditato una situazione economico-finanziaria sana. Ritengo quindi giusto riconoscere i meriti di chi ci ha preceduto e ci ha consegnato un ente con i conti in ordine. Questo ritengo sia importante. Noi ci siamo impegnati a migliorarne taluni aspetti, garantendo sempre, come hanno già ampiamente espresso i miei colleghi, i servizi ai cittadini e sbloccando al contempo gli investimenti sul territorio senza creare danneggiamento ai conti dell'ente pubblico. Nonostante mi occupo di bilancio e sono quindi abituato a esprimermi attraverso numeri, mi impegno a dirne veramente pochi. Parlando di liquidità, già partendo dal lontano 2011, quindi l'inizio di due mandati fa, avevamo svariati milioni di liquidità di cassa. Così è stato anche all'inizio del 2016. E quest'anno abbiamo da poco approvato il rendiconto 2020 e abbiamo chiuso l'anno con una liquidità di 4,6 milioni di euro. Quindi, per inciso, il Comune di Volpiano non ha mai fatto ricorso alle anticipazioni di tesoreria.
Per quanto concerne invece l'avanzo di amministrazione, 10 anni fa partivamo con un dato di 1,6 milioni di euro, nel 2016 4,6 milioni di euro e nel 2021 abbiamo appunto approvato il rendiconto che porta il dato di 6,4 milioni di euro. Ciò cosa sta a significare? Sta a significare che oltre ai 100 cantieri che abbiamo avviato sul finire del 2015, che da soli hanno comportato un impegno di spesa di circa 5 milioni di euro, e via via tutti gli altri lavori a cui si è dato seguito, il nostro comune insomma è stato in grado di utilizzare da un lato i propri fondi e dall'altro, proprio per non andare a limitare poi la capacità di azione del nostro ente, limitandone le risorse, è stato in grado di vedersi riconoscere diversi finanziamenti e quando questi non sono stati raggiungibili per determinati lavori, si sono attivati anche i cosiddetti PPP, ovvero i partenariati pubblico-privati, che abbiamo visto di recente attivarsi sul territorio per quello che riguarda la realizzazione di 2 campi in erba sintetica e per la trasformazione di tutta l'illuminazione pubblica a LED. Un altro argomento secondo me importantissimo da trattare in merito al bilancio è il discorso dell'indebitamento. Abbiamo già ereditato anche in questo caso un livello di indebitamento molto basso. Già a partire dal 2011, poi nel 2016 si è ulteriormente ridotto fino a diventare sostanzialmente, con l'approvazione dell'ultimo rendiconto, molto prossimo allo zero. Intanto, in base questa riduzione dell'indebitamento è stata possibile anche perché come amministrazione abbiamo aderito a tutti i bandi che sono stati proposti per utilizzare l'avanzo di amministrazione ai fini dell'estinzione anticipata dei mutui. In particolare, nell'ultima occasione era stata data la possibilità al nostro comune di estinguere anticipatamente un mutuo e veniva finanziata in parte la penale che si doveva pagare per appunto per l'estinzione anticipata. Ebbene, a fronte di tutti i comuni che avevano avanzato la richiesta e che poi in realtà meno della metà poi sono di fatto andati avanti nell'attività, il comune di Volpiano si è visto riconoscere per intero il finanziamento di tutta la penale e pertanto utilizzando avanzo di amministrazione abbiamo operato un'estinzione anticipata di mutui. Questo ha permesso sostanzialmente di ridurre quello che è l'indebitamento dell'ente e a sua volta quello pro capite. I pochissimi mutui che restano ancora in essere sono tra l'altro relativi a delle infrastrutture che dal 2003 sono passate di proprietà alla SMAT e pertanto il meccanismo fa sì che il comune di Volpiano paga delle rate per questi mutui, ma che di fatto vengono ristorate da SMAT. Questo a dire appunto che l'indebitamento dell'ente, quindi l'indebitamento pro capite dei cittadini volpianesi, è sostanzialmente nullo. Questo consente a sua volta di permettere di praticare al nostro ente una politica fiscale contenuta. Certamente è sempre alto quello che paghiamo, però la possibilità di non dover applicare le aliquote massime nei vari tributi consente un più ampio respiro relativo alla politica fiscale da attivare nei confronti delle famiglie da un lato, ma anche delle imprese, e anche in questo caso il Comune di Volpiano si è visto più volte riconoscere un livello di pressione fiscale sulle imprese, anche proprio specificatamente tra i più bassi del territorio. Ovviamente con il bilancio con i conti in ordine vanno con sé il rispetto degli equilibri di bilancio, dei limiti di finanza pubblica, il rispetto delle regole di spesa sul personale. È un comune che ancora quest'anno non presenta debiti fuori bilancio. E in ultimo vale ancora la pena ricordare che è un comune
anche in maniera virtuosa per quello che riguarda le tempistiche di pagamento. Se qualcuno ci ha seguito negli anni scorsi, si ricorderà che il nostro comune è stato in qualche frangente addirittura il comune con un tempo di pagamento delle proprie fatture primo in Italia e comunque per lunghi mesi è stato tra i primissimi comuni. Questo non è merito del sottoscritto, non è merito dell'amministrazione, è merito dell'organizzazione dei nostri uffici che permette sì che i tempi di pagamento siano nei limiti di legge, e tutto aiutato ovviamente dal fatto di avere una liquidità e un indebitamento che ho detto poc'anzi e che permettono appunto di pagare effettivamente, quindi di liquidare effettivamente le fatture nei tempi di legge. Per quanto riguarda la suddivisione del bilancio in parte corrente e parte investimenti, faccio un piccolo assunto di quello che hanno detto sostanzialmente i miei colleghi con piccoli numeri. Ovviamente per quello che riguarda la parte corrente ci siamo impegnati come amministrazione a garantire laddove è stato possibile tutti i servizi che erano in essere e in alcuni casi li abbiamo anche migliorati. Abbiamo soprattutto nel corso del 2020 e ancora nel corso del 2021 in essere, abbiamo mantenuto dei servizi attivi nonostante il costo di questi servizi sia notevolmente aumentato per l'introduzione di tutte le attenzioni dovute ad un servizio che deve essere svolto secondo le regole della sicurezza contro il Covid. E va da sé che i servizi di cui hanno parlato i miei colleghi poc'anzi sono stati costantemente finanziati, in particolar modo con un'attenzione particolare a quello che è il sociale e la scuola, tant'è vero che nella parte corrente del bilancio ogni anno vengono mediamente spesi 1,8 milioni in parte corrente per diritti sociali e politiche della famiglia, 1,4 milioni all'anno per istruzione e diritto allo studio e 1 milione sulla viabilità e poi via via. Ciò non toglie che la macchina organizzativa non si è fermata neppure nella parte investimenti e addirittura non si è fermata neppure nel corso del 2020 con la pandemia in corso. Nel corso dell'ultimo quinquennio il Comune ha investito 11 milioni di euro in 5 anni, di cui 4 milioni sono stati destinati alla viabilità, 2 milioni in edilizia scolastica, 1 milione nei servizi sociali e 1 milione per sport e giovani. E con questo ho concluso e vi ringrazio. Grazie, e abbiamo terminato la parte degli interventi. Grazie a tutti, e grazie per aver partecipato e alla prossima, arrivederci insomma.